Ciao ragazze, allora nuovo video, questo sarà il video dedicato a tutti i miei regali di Natale. Non vedevo l'ora di firmarvi questo video, soprattutto perché per quest'anno ho ricevuto tantissime cose che non vedevo l'ora di farvi vedere. Come prima cosa partiamo da Intimissimi. Ho ricevuto infatti in questa bellissima scatola, il packaging era molto molto carino, questa camicia, diciamo blusa, tutta completamente bianca con delle rouge, vedete, sul davanti. È bellissima, mi piace molto, l'unica cosa che credo che la taglia non vada molto bene per me, infatti andrò sicuramente nei prossimi giorni a cambiarla e poi vi farò vedere con cosa ho fatto il reso, perché questo video sarà diviso in due parti. Infatti vedrete delle clip, che praticamente è quella che sto girando adesso, con tutti i regali che ho ricevuto finora, e poi, siccome abbiamo la tradizione di scambiarci i regali anche a Capodanno, con tutte le cose poi ricevuto dal 1° gennaio in poi. Il secondo regalo è invece contenuto in questa bellissima scatola di Sephora, e in cui, cioè, diciamo che è un regalo che ho scelto io, perché il patatone mi ha detto: dai, dimmi cosa vuoi, ormai sono tantissimi anni che siamo insieme, quindi mi dice: dimmi tu, io ti do il budget e tu scegli. E diciamo abbiamo fatto un ordine sul sito Sephora, in quanto volevo prendermi da tantissimo tempo questo profumo qui, che praticamente è il profumo La Panthère di Cartier. Ragazze, io ve lo consiglio assolutamente perché è un profumo ottimo, soprattutto per chi adora le fragranze abbastanza dolci ma allo stesso tempo raffinate e femminili. Il packaging è stupendo e poi mi piace il fatto che ci sia tipo questo salvaprofumo che, quando non è utilizzato, lo lascio direttamente. Bellissimo, è un profumo che bramavo da tantissimo tempo. Gli ho chiesto però di prendermi la confezione piccola, infatti questa è da 30 ml. Ragazze, questa fragranza ha una durata fantastica, se vi piacciono i profumi dolci andatelo assolutamente a sniffare in negozio. Siccome il patatone voleva raggiungere le spese di spedizioni gratuite, abbiamo usufruito del 20% di sconto, mi sono fatta regalare anche il mascara Better Than Sex, che alla fine mi è venuto praticamente a costare nulla, gratis. E la confezione, come vedete, è molto natalizia, e il prodotto all'interno penso che lo conoscete meglio di me, ed è la Too Faced, ed è questo mascara qui, però è la confezioncina, quella piccola, infatti contiene 4,8 grammi di prodotto. Il packaging è molto carino, è questo rosa, e vi faccio vedere lo scovolino, che è praticamente a clessidra, ossia identico a quello del mascara di L'Oreal, quello mi sembra Paradise, che ho acquistato proprio quest'estate, con cui mi sono trovata molto molto bene. Dicono appunto che quel mascara sia il dupe di questo. Nella scatola ho poi trovato due campioncini da un'amica dei miei genitori, ho ricevuto poi questa collanina del marchio Christian Lei, è diciamo un simil choker, adesso ve la faccio magari vedere meglio. Praticamente è composta da questo, che è un ciondolino con un alberello, che vedete, da questo cuoricino, e l'effetto viene praticamente di collana più piccola, più stretta qui proprio attorno al collo, e la seconda invece è un pochettino più lunga. Questa l'ho utilizzata sia a Natale che sia nel 24 che il 25, quindi proprio per tutto Natale. Poi praticamente vi faccio vedere, vi metto le foto qui, ho ricevuto da mia suocera un set di asciugamani molto molto carini e soprattutto molto di qualità, tutti completamente bianchi e a pois rosa, e sempre da mia suocera un telo grandissimo, enorme, sempre tipo da asciugamano. Mia cugina invece mi ha regalato 4 prodotti bio, però riguardano tutti il cibo, era una confezione grande, bellissima, del negozio Il Cereale, che si trova qui nella mia zona, dove praticamente producono la farina proprio davanti a te. Allora, in una confezione ho trovato i fagioli borlotti, i fagioli cannellini e i fagioli bruni argentini, in un'altra il riso carnaroli bio, che ragazzi abbiamo già terminato perché era davvero buonissimo, e poi altre due confezioni con la farina di manitoba 1 kg, e poi la farina Saragolla bio
sempre un chilo. Ragazzi, sono stata molto contenta perché soprattutto quando mi regalano cibo io impazzisco dalla gioia. Poi se sono prodotti ricercati, buoni, fatti a mano, macinati a mano, io sono ancora più contenta. Il regalo dei miei genitori invece sono stati dei soldi e un pacchetto da 6 di massaggi che io naturalmente farò alle gambe per drenare un po', insomma, dei massaggi anticellulite, che sanno che ne avevo assolutamente bisogno, soprattutto perché in questo periodo sto dimagrendo. Ragazzi, io termino qui questa parte di video, adesso troverete la seconda parte che registrerò appunto nei prossimi giorni. Ok ragazze, finalmente oggi sono riuscita a passare dai intimissimi e come vedete è sempre la stessa scatola, sempre la stessa busta, però ho fatto un cambio. Ho preso, diciamo, una maglietta che volevo da tantissimo tempo e che avevo già visto varie volte sul sito. Questa stupenda canotta qui, che praticamente è tutta, vedete, completamente trasparente, però ha sul davanti tutte queste bellissime perline. Già una perlina mentre la provavo è andata, però sono riuscita a recuperarla. Me la farò, insomma, ricucire nei prossimi giorni da mamma. Se la trovate ancora, perché so che è una canotta che non si trova facilmente, prendetela. Io ho preso una taglia M. Ok ragazze, eccomi qui pronta per farvi vedere l'ultima parte dei miei regali di Natale. Li ho ricevuti proprio ieri. Allora, in primis, ieri mi hanno regalato questa cornice. Sempre ieri ho ricevuto questo bellissimo braccialetto che, da quello che ho capito, lo hanno acquistato da Scarpe Scarpe, di quella marca che si chiama tipo Alicia Liscia, e ha come charm questa sorta di ala molto molto carino, devo dirvi, anche se mi va un pochettino grande. Ho sempre il solito problema con i bracciali, adesso non so se riesco a restringerlo, anzi, se voi sapete se si può restringere e come si fa, ditemelo nei commenti. Un altro regalo che ho ricevuto è questa crema fluida di felce azzurra, idratante e profumo classico, con vitamina B5, idrata 24 ore. Leggiamo subito l'inci. Ragazze, purtroppo non ha proprio un buon inci, in quanto contiene tra l'altro DTA come conservante, ma anche paraffina liquida. L'ultimo regalo, che invece non mi aspettavo assolutamente, è un secondo regalo da parte di mia suocera. Non lo so perché quest'anno è impazzita. Io infatti le ho detto, cioè, no, lascia perdere, troppi regali, perché comunque, se avete visto le clip precedenti, sì, le avete viste per forza se siete arrivati a questo punto del video, mi ha già regalato due asciugamani. Comunque è un profumo che si chiama Acqua di Zagara Colonia Spray Made in Italy ed è del marchio Erbario Montechiaro. Vado subito a leggere gli ingredienti. Sì, ha un inci ottimo, è a base di alcol denaturato, acqua e profumo. Io ieri sera già l'ho provato una volta e devo dirvi però che non dura tantissimo. La fragranza anche non è tanto nelle mie corde, è un po' più particolare, è più fresca e meno dolce e fruttata. Sì, sa proprio di pulito, di fresco, e secondo me è un ottimo profumo, soprattutto da utilizzare, ecco, per tutti i giorni, non proprio nelle occasioni importanti. Comunque ragazzi, con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, ricordatevi sempre di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, di iscrivervi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacione, ciao!